membro della prima commissione affari costituzionali, alla mia destra Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Questa conferenza stampa è motivata dalla necessità di fornire agli organi di stampa un resoconto di due visite ispettive che ho compiuto presso la struttura del CPR di Gradisca di Sonso, nella giornata di domenica 19 gennaio e di lunedì 20 gennaio, la prima visita accompagnata da Gianfranco Schiavone, dal quale ho ricevuto una segnalazione di quanto era avvenuto il giorno precedente, cioè sabato 18, quando è deceduto in circostanze tutte quante da chiarire e da verificare, un cittadino georgiano di 38 anni, Vakhtang Enoukidze, che era appunto detenuto all'incirca dalla metà di dicembre scorso all'interno del CPR di Gradisca. Noi siamo arrivati nel CPR di Gradisca domenica 19 alle 22:30 circa. Ho citofonato al centro, in realtà appena scesi dalla macchina nel parcheggio intorno alle mura, alle alte mura di recinzione, si sentivano le urla provenienti dall'interno del centro per il rimpatrio. Ho citofonato al cancello del centro e dopo una decina di minuti, un quarto d'ora, è uscito un sovrintendente di polizia in assetto antisommossa, con il casco in testa e con il manganello in mano. Siamo entrati all'interno del centro, ci è stato chiesto di attendere, ho sentito i poliziotti che parlavano tra di loro di molto sangue in giro a causa di una persona che si era tagliata. Abbiamo atteso circa mezz'ora. Forse una ventina di minuti prima di poter accedere all'interno del centro. Quella sera abbiamo visitato solamente la zona verde. Il CPR di Gradisca è diviso in due zone, zona verde e zona rossa, poi c'è una zona blu che ancora non è in funzione, quindi non ci sono ospiti detenuti all'interno della zona blu. La zona verde è la zona in cui stava il cittadino georgiano prima di essere arrestato. Ho avuto subito l'impressione di una grossa tensione palpabile all'interno del centro. Gli agenti, appunto, in tenuta antisommossa ci hanno accompagnato anche all'interno del centro. Considerate che in queste strutture le forze di polizia, le forze dell'ordine dovrebbero entrare nella parte delle stanze degli ospiti solo se richiesto da parte dell'ente gestore. Sono venuti con noi in assetto antisommossa durante tutta la visita, di quella notte. Abbiamo anche avuto notizia, e ci è stato confermato dagli agenti, che quella sera stessa era avvenuta una bonifica, così l'hanno definita loro, cioè un sequestro dei, telefoni cellulari di tutti quanti gli ospiti, appunto, della zona verde, solamente della zona verde, cioè la zona in cui era stato fino a pochi giorni prima, fino al giorno prima, il cittadino georgiano. Su questo poi, su questi aspetti più giuridici, poi il dottor Schiavone si approfondirà. Già quella sera io ho potuto raccogliere delle testimonianze, che poi si sono ripetute nella visita che ho fatto nella tarda mattinata di lunedì, su come fossero andati i fatti relativi alla giornata del 14 gennaio. Rispetto alle ricostruzioni di stampa che sono state fornite attraverso vari siti e organi di stampa e che parlavano di una rissa tra ospiti del centro, tutte le testimonianze che io ho potuto raccogliere, che fossero di ospiti, che fossero di una operatrice dell'ente gestore, e anche di un poliziotto con cui ho parlato, sono unanimi nel negare che quella che non è stata una rissa, ma una colluttazione tra il cittadino georgiano e un altro giovane
nordafricano possa avere causato delle lesioni, diciamo, gravi o delle lesioni mortali, tantomeno mortali, al cittadino georgiano. In quella colluttazione, anzi, Vakhtang ha avuto nettamente la meglio e tutti gli ospiti quella sera e il giorno successivo hanno raccontato di un intervento molto pesante delle forze di polizia. Circa 10 agenti sarebbero intervenuti immobilizzando il cittadino georgiano. Alcuni mi hanno raccontato, diciamo, proprio la dinamica dell'intervento, con un colpo da parte di un agente con l'avambraccio dietro la nuca del cittadino georgiano, un altro colpo da parte di un altro con il ginocchio sulla schiena del georgiano, che a quel punto finisce per terra e in 10 circa lo colpiscono ripetutamente, poi lo trascinano via per i piedi. Tre testimonianze, diciamo, hanno usato la stessa espressione, ci cioè hanno detto lo hanno trascinato via come un cane, e a quel questa 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 quest'intervento in forze della polizia per dividere il georgiano dall'altro ragazzo con cui aveva avuto una colluttazione sarebbe avvenuto, secondo tutti questi racconti, nel cortile con le sbarre antistanti le stanze. Ci sono le stanze che sono da 6 persone, davanti alle stanze c'è uno spazio, una sorta di cortile assolutamente spoglio, poi ho delle foto che vi posso fornire, con delle sbarre. È quanto di più, diciamo, simile a uno zoo, come lo potete immaginare, con doppie sbarre. Il fatto che sia avvenuto in quel cortile ha consentito di vedere, secondo queste testimonianze, quanto accaduto non solo ai compagni di stanza del georgiano nella zona verde, ma anche a quelli della zona rossa attraverso la finestra sul retro della loro stanza. Nella visita di lunedì, nella seconda visita che ho potuto fare con più calma perché, diciamo, non era notte, quindi non era buio, erano tutti svegli. E soprattutto non c'era la presenza incombente e pressante degli agenti intenuti antisommossa come c'era stata invece nella sera di domenica. Ho potuto parlare quindi anche con gli ospiti della zona rossa che hanno confermato la ricostruzione rispetto a questo intervento delle forze di polizia, visto da loro dalla finestra sul retro della loro stanza. E hanno aggiunto il racconto di quanto è accaduto quando il 16 gennaio pomeriggio, quindi dopo un giorno e mezzo, da quello che sappiamo, di carcere a Gorizia, il cittadino georgiano viene riportato al CPR di Gradisca e viene messo nell'altro reparto, appunto nella zona verde. E tutti quanti mi hanno raccontato delle condizioni molto critiche in cui stava, non riusciva a stare in piedi in posizione eretta, mi hanno mimato che stava praticamente con le gambe piegate. Io ho chiesto se come mai non avesse chiesto aiuto, un intervento medico. Loro mi hanno detto che l'ha chiesto inizialmente, sarebbe stato visto e poi dopo a un certo punto non riusciva più a chiederlo perché non riusciva più a parlare, che anche loro avrebbero ripetutamente chiamato. E poi mi hanno raccontato l'ultima notte, diciamo, di agonia, nella quale a un certo punto questo ragazzo sta sul letto e comincia a perdere bava dalla bocca, a un certo punto cade dal letto, un compagno di stanza prova a rimetterlo sul letto ma non ce la fa, tira giù il materasso dal letto e poi lo fa rotolare sul materasso. La mattina successiva il cittadino georgiano era praticamente in stato di incoscienza. Quindi quando poi la mattina arriva l'autoambulanza e lo porta via, diciamo così, dopo di lì a poche ore sarebbe morto, non sappiamo, io non so esattamente quando.
Io dopo la visita di lunedì sono andato direttamente in procura a Gorizia chiedendo del dottor Ancora, che so sta seguendo le indagini. Ho riferito tutte queste informazioni che avevo avuto e anche, diciamo, i nominativi di tutti coloro che me le avevano rilasciate, che quelli a cui sono potuto risalire nella visita al CPR. E ho fornito anche un'altra indicazione che a me sembra estremamente importante. Nella seconda visita, due cittadini egiziani che mi avevano entrambi fatto il loro racconto di quello che avevano visto, mi hanno detto che di lì a poche ore li avrebbero portati altrove e loro non sapevano dove. Ed erano un po' stupiti di questa informazione che gli era stata data così rapidamente. A quanto ho appreso successivamente, tre cittadini egiziani, tra cui questi due, praticamente la notte di lunedì, tra lunedì e martedì, sono stati espulsi. Questa è circostanza che io ho segnalato alla procura, evidentemente come una circostanza importante rispetto alle indagini, cioè di ascoltare queste persone prima che potessero essere allontanate dal nostro paese. Anche su questo Schiavone poi dirà delle cose molto, molto importanti. Infine c'è anche un'altra testimonianza che io sono riuscito ad avere, a raccogliere, che ho segnalato alla procura, è la testimonianza di un cittadino straniero di cui ho la registrazione telefonica, che era presente al momento dei fatti, ma non più al momento della morte, nel senso che è stato rimpatriato anche lui tra il momento in cui sarebbe avvenuto questo pestaggio e il momento in cui c'è stata la morte. E questo cittadino straniero ha rilasciato una ricostruzione, un racconto di quanto ha visto, di cui ho la registrazione telefonica e che ovviamente ho messo a disposizione della procura, e che è co assolutamente convergente con quelle di tutti gli altri ospiti. Concludo e lascio la parola a Gianfranco Schiavone con una sola notazione. Questo è un centro nuovo, una struttura nuova, quindi tutto quello che di terribile avviene all'interno, cioè persone che stanno appunto in uno stato di confusionale o semiconfusionale per evidentemente un uso e delle prescrizioni che gli vengono fatte di farmaci, di calmanti, di psicofarmaci. La mancanza assoluta di luoghi di socialità, esiste una mensa ma non viene utilizzata, esiste un campo di calcetto che non viene utilizzato, esiste una militarizzazione totale di questo posto. Non è da attribuirsi, da potersi attribuire alla fatiscenza dei luoghi. È proprio un posto che funziona così e viene fatto funzionare così. E ci sono 180-200 telecamere in questa nuovissima struttura. C'è una sala che ho visto di controllo della struttura imponente, con una quantità di schermi impressionante. E a quanto ho appreso chiedendo alle forze di polizia, gli unici spazi che non sono coperti dagli occhi delle telecamere sono quelli delle stanze, quindi l'interno delle stanze, dove per motivi di privacy non ci sono telecamere, e la parte, diciamo, degli uffici e dei locali riservati alla polizia stessa. Lascio la parola a Gianfranco Schiavone. Sì, grazie. In realtà lo scopo del mio intervento è quello, diciamo, di dare qualche informazione, un po' di contesto e qualche riflessione da parte della nostra associazione e anche mio personale, visto che alla fine conosco bene il territorio e purtroppo ho avuto, come dire, la triste sorte di aver visto nel passato l'evoluzione della vicenda dell'allora CIE di Gradisca di Sonzo, che ricordo venne chiuso appunto dopo alcuni anni di grandi tensioni e dopo anche in quel caso una morte, anche se chiaramente in circostanze molto, molto diverse. Allora, noi abbiamo tre fondamentali elementi, diciamo, da valutare in questa situazione per ricostruire i fatti, come è già stato detto. Abbiamo le testimonianze, abbiamo l'autopsia, avremo chiaramente un'autopsia e dovremo avere le registrazioni video.
Sulle registrazioni video devo dire c'è poco da dire, se non il fatto che è chiaro che devono essere viste il prima possibile ed è evidente che sarà impossibile che da queste registrazioni non si evinca, insomma, l'andamento dei fatti, visto che per l'appunto al di là dell'interno delle stanze, l'intero territorio e degli uffici di polizia, l'intero territorio, per così dire, della struttura è mappato, per così dire, al centimetro. Sull'autopsia, sapete dalle notizie stampa recentissime che è stata rinviata anche per consentire eventualmente alla famiglia di poter nominare un perito di parte, e lo trovo sicuramente una buona notizia, e non dico nulla perché ovviamente è elemento che va andrà valutato. Il punto fondamentale invece è l'ascolto dei testimoni. Allora, l'ascolto dei testimoni, cioè dei trattenuti, noi siamo in una condizione del tutto particolare, abbiamo dei testimoni che sono espellendi, cioè persone che appunto sono lì per essere espulse. Allora, è evidente che per poterle sentire, che prima di tutto vanno sentite prima dell'espulsione, perché se no praticamente siamo a uno scenario di eliminazione dei testimoni, di fatto. Vanno ascoltate, ma non è solo questo, vanno ascoltate in un certo modo, perché è evidente che se una delle ipotesi, noi non accusiamo nessuno, noi vogliamo soltanto chiarezza in questa vicenda, una delle ipotesi è effettivamente che ci sia un coinvolgimento di una o più forze dell'ordine, è evidente che le modalità di queste testimonianze devono essere molto precise, e cioè non possono essere semplicemente ascoltate come persone informate dei fatti dalla polizia all'interno del centro, ma devono essere ascoltate dal PM direttamente in locali esterni al centro con interpreti, appunto, che non sono quelli chiaramente del centro, e in un contesto, me lo si lasci dire, che non è soltanto, come dire, così di sensazione di libertà psicologica, ma è proprio una, come dire, una attenzione affinché non ci siano appunto influenze, possibili minacce, possibili anche, come dire, dirette o anche percepite come tali da parte di persone che obiettivamente, non avendo, come dire, non essendo direttamente appunto testimoni, non avendo come dire, un coinvolgimento diretto con quella persona, molto facilmente potrebbero dire: ma a me chi me lo fa fare? Di fare, no? Di rendere una testimonianza veramente libera e veramente appunto e magari è, come dire, resto qua dentro nel frattempo con le condizioni, no? nelle quali ci sono. Quindi deve essere chiaro, e su questo chiediamo con forza che queste testimonianze siano per l'appunto rese al di fuori, prima di tutto, e che soprattutto poi siano rese secondo le modalità previste dal codice, quindi in particolar modo, cioè attraverso un incidente probatorio vero e proprio, che ai sensi, lo dico subito, dell'articolo 392 del codice di procedura penale, per l'appunto può essere fatta anche quando appunto si dice la persona si ritiene fondamentale che la stessa sia ascoltata, in quanto non potrà essere assunto nel dibattimento la sua testimonianza per grave impedimento. Uno dei gravi impedimenti è il fatto che la persona nel momento del dibattimento non ci sarà più, per l'appunto, perché sarà stata per l'appunto espulsa. E infine la terza possibilità, anzi in qualche modo una logica conseguenza di questo, diciamo, modalità di raccolta delle testimonianze, è la possibilità di vagliare nei casi che si ritiene più fondati, dove la testimonianza appare particolarmente strutturata, anche la possibilità che il cittadino straniero rimanga in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Chiaramente sono situazioni da valutare caso per caso, perché potrebbero prestarsi a facili abusi, evidentemente. Però anche questa possibilità non va assolutamente vagliata, non va assolutamente esclusa. Cioè, in altri termini, la questione della qualità no? di questo procedimento e delle modalità, anzi, mi va a dire, della modalità attente della raccolta delle testimonianze è cruciale in questa storia. Perché, ripeto, è vero che avremo un'autopsia, è vero che avremo delle telecamere, ma è vero che gli elementi si raccolgono soltanto quando si mettono insieme e si confrontano. Perché, come è ovvio, insomma, entriamo l'autopsia potrebbe dire alcune cose e non altre, le telecamere malauguratamente potrebbero aver inquadrato, anche se così non dovrebbe essere, come dire, una parte e non un'altra. E quindi certamente le testimonianze non sono tutte, ma sono una parte fondamentale. E su questo
Abbiamo quindi, poiché è già avvenuto per l'appunto che alcuni testimoni non ci sono più, come dire, le cose cambiano ora per ora, anche per questo abbiamo ritenuto assolutamente urgente fare questa conferenza stampa chiedendo che il procedimento sia per l'appunto estremamente chiaro. Così come è evidente che dovrà essere accertata, non lo sto affatto dicendo che non lo si sta facendo, ma richiamiamo il fatto, dovrà essere accertata la circostanza, diciamo, relativa alla condizione di salute di questa persona al momento dell'ingresso nel carcere, sapete che c'è una visita medica, nel momento del rientro al CPR, no? Dove le condizioni erano quelle appunto che ci sono state riferite, quindi di una situazione di evidente compromissione, parliamo di circa 48 ore prima del decesso, di compromissione dell'stato di salute molto evidente, e infine questa, diciamo, degenerare molto delle ultime ore e dell'ultima notte nel quale, per l'appunto, tenuto conto che l'infermeria è aperta, per l'appunto è prevista un'infermeria anche in orario notturno, bisognerà capire che cosa è stato fatto o se è stato fatto qualcosa rispetto alla segnalazione che la persona stava male. Credo che questo sarà, insomma, difficile, appunto, riteniamo fondato quello che ci è stato detto, cioè rispetto alle condizioni di aggravamento delle ultime ore, proprio in conseguenza poi del decesso poco dopo. Quindi nella ricostruzione dei fatti bisogna essere rigorosi, perché ci è stato chiesto un po' da tutti i giornalisti perché ritenete che c'è un nuovo caso Cucchi, per le ragioni già espresse molto bene dall'onorevole Maggi, cioè che è evidente che dobbiamo poterlo escludere con certezza, cioè dobbiamo poterlo escludere attraverso un'indagine che ha tutti questi elementi e che si svolge, ripeto, in un ambiente del tutto particolare dove le persone trattenute per l'appunto non sono in una condizione di libertà rispetto al loro percorso di testimonianza. Mi sento infine di dire alcune cose specifiche su questa struttura perché le osservazioni, come dire, sui CPR, come dire, non le faccio neppure perché credo che siano, insomma, cose abbastanza note. Tra l'altro la nostra associazione giuridica le ha dette da 20 anni, e io personalmente, come forse ormai non più dei presenti, una volta dicevo come sapete, ma ormai, visto i tempi sono passati, non posso più dire come sapete. Come dire, io ho avuto modo anche di far parte nell'ormai lontano 2008 della commissione di Mistura, cioè della commissione che, incaricata da allora dal ministro dell'Interno Amato, visitò tutti i centri di detenzione. Amministrativa, si chiamavano CIE o CP, o si chiamavano, che ci chiamavano CPT, ormai non me lo ricordo più. Comunque, quindi, e devo dirvi che il centro di Gradisca mi ha sempre molto colpito, anche nel passato, l'incredibile, diciamo, struttura che esso ha. E oggi va detto una cosa molto chiara: la struttura è priva di qualunque spazio che non siano le celle e la zona antistante alle celle, priva nel senso di possibilità di utilizzare degli spazi. Nonostante la norma parli chiaro, cioè le persone sono trattenute nel rispetto della loro dignità, e il regolamento delle stesse strutture di gestione del centro parla di pasti serviti in locali adibiti a mensa e in fasce orarie chiaramente previste, parla di accesso alle aree esterne e parla di attività ricreative, parla di una serie di attività che possono essere temporaneamente modificate su richiesta del responsabile del dispositivo di vigilanza in presenza di esigenze di ordine e di sicurezza pubblica. Allora, deve essere chiaro che questi spazi non sono mai stati aperti fin dal giorno della, per così dire, inaugurazione. Quindi è stata una scelta sulla quale va chiesto conto alla Prefettura di Gorizia, per quale ragione fin dall'inizio, appunto, questa struttura è subito stata particolarmente repressiva e in difformità da quello che è previsto dalla norma e dal regolamento, per l'appunto questi spazi che a nostro avviso sono fondamentali anche per, come dire, decomprimere in realtà la situazione di tensione, non siano mai stati aperti. Quindi non ci si risponda che erano chiusi quella sera perché c'era una situazione di emergenza, a meno che non si voglia dire esattamente questo, cioè che la situazione di emergenza è H24, tutti i giorni. E
E allora a questo punto ci si chiede, ma di che struttura parliamo? E cosa ne facciamo? Così come bisogna essere estremamente chiari rispetto a un altro aspetto, e cioè all'utilizzo del telefono, che è un'altra delle questioni estremamente controverse. La norma parla di... è assicurata in ogni caso, la norma proprio, norma primaria, quindi il testo unico sull'immigrazione, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Il fatto che si possano, anzi, siano installate le cabine telefoniche, si diceva una volta, non so se si chiamano ancora così, vabbè, all'interno del centro e sia data la scheda telefonica, è misura fondamentale per assicurare questa corrispondenza a chi non possiede il telefonino, un cellulare. Ma questo non vuol dire che chi lo possiede non lo può usare. Interpretazione del tutto fantasiosa e del tutto così, no? Eppure è stata fatta, viene fatta continuamente, veniva fatta anche una volta, non è una novità, ma ci sarà detta anche in occasione della visita. Mentre lo stesso regolamento dice un'altra cosa, e cioè che non è possibile effettuare il video all'interno senza autorizzazione della prefettura. Allora, certamente, se è una norma difficile da applicare, perché è chiaro che magari le persone registrano e mandano al di fuori i video, ma... questo non comporta, ripeto, cioè l'eventuale abuso, no? E le registrazioni non previste non comportano il fatto che debba essere sottratto il telefono. E perché sono così preciso sul telefono? Perché è evidente che la grande caratteristica di questa struttura, così come delle altre, è la sua totale opacità. Non devono uscire immagini, non devono uscire video, non devono uscire testimonianze e non è possibile entrare. A parte la prima visita, che insomma è un po' il, se vogliamo, colpo di scena, diciamo notturno, anche a me è stato impedito l'ingresso il secondo giorno. Non credevo di dover aver bisogno di presentazioni in quella struttura e in quel territorio, né per il mio presente né per il mio passato. Eppure mi è stato appunto impedito l'accesso. E voglio ricordare che la direttiva europea, da cui appunto, che è norma sovraordinata rispetto appunto alla norma interna, prevede che le visite da parte di associazioni non governative, che non necessariamente hanno un rapporto di collaborazione con la prefettura, ma possono per esempio esercitare un mandato di monitoraggio, un proprio mandato di monitoraggio della struttura, dicevo, il legislatore europeo dice molto chiaramente che le visite, come dire, che gli enti hanno accesso alla struttura e che le visite possono essere soggette ad autorizzazione. Cioè la ratio della normativa europea è che certo ci deve essere un controllo, ma questo non può mai arrivare a una sorta di sostanziale impedimento. E questo lo dico anche per la stampa, perché noi sappiamo che la stampa di fatto non entra mai nei CPR, anche quando fa richiesta, anche quando aspetta settimane, e non dovrebbe aspettare settimane per entrare in un CPR. I trattenuti devono potersi essere messi entrare in contatto con gli organismi e le organizzazioni esterne, che non necessariamente per l'appunto svolgono servizi onerosi per l'ente gestore, perché in questo caso è chiaro che non c'è un rapporto di piena, no? Libertà. Insomma, capite bene che siamo di fronte a un quadro appunto che ho definito di totale opacità. E questo rende ancora più importante che gli elementi dell'indagine siano fatti estremamente bene, ma, e qui veramente chiudo, l'insieme degli elementi che noi abbiamo trovato aggredisca, le scelte di gestione fin dall'inizio, che sono scelte francamente non condivisibili, mi portano a dire che oltre a un'indagine rigorosa, quantomeno almeno questo centro deve essere chiuso immediatamente, perché per l'appunto veramente... decisamente i dubbi sull'adeguatezza, diciamo, delle scelte fatte, sulla gestione e sull'attuale gestione sono veramente molto, per me sono molto evidenti e molto, molto rilevanti. Scusate. Grazie. Allora, grazie Gianfranco. Prima di chiedervi se ci sono delle domande, aggiungo solo una cosa. Queste strutture, per i motivi che diceva Gianfranco, vanno chiuse. E per arrivarci nel più breve tempo possibile, io proporrò subito alla prima commissione, alla commissione affari costituzionali, di fare urgentemente un giro delle strutture come quella di Gradisca, di tutti i CPR che ci sono in Italia, tra l'altro in un altro a Caltanissetta,
pochi giorni fa è accaduto un altro fatto tragico. Esatto, Potenza c'è una situazione nei fatti quasi settimanalmente, quasi tutti i giorni fuori controllo, con una situazione di tensione. Vanno chiuse perché non sono sostenibili e in ogni caso da domani mattina vanno aperte il più possibile. Ci deve essere la possibilità per, in attesa di una chiusura che noi speriamo il più vicino possibile, per associazioni che svolgono servizi, associazioni di volontariato che svolgono ad esempio servizi di assistenza legale. Ci è stato riferito da moltissimi ospiti della loro difficoltà o impossibilità di avere un contatto utile con i propri legali, con i propri avvocati. Quindi vanno aperte. Che problemi ci sono da parte dell'amministrazione dello Stato, da parte del Viminale, a rendere queste strutture più aperte, visibili, conoscibili? Qual è l'impedimento? Si deve nascondere il fatto che sono insostenibili? Beh, allora chiudiamole. Quindi io comunque subito proporrò che ci siano delle visite di ispezioni formali da parte della Commissione Affari Costituzionali. Se ci sono domande. Perché c'è pure una trasmissione. Fabio Tonacci di Repubblica. Preschiavone diceva 1 o 2 forze di polizia coinvolte nell'ipotesi, che ci sia stato, lo diceva lei, la polizia perché sta dentro e immagino la polizia penitenziaria. No, lei prima ha detto, nell'ipotesi... Ah, una o più, nel senso che abbiamo la polizia, l'esercito, la Guardia di Finanza. Perché esercito, guardia di finanza, perché stanno dentro? Sì, certo. Ah, okay. No, prima non ho corretto l'onorevole Maggi, l'unica forza di polizia che non c'è è la polizia penitenziaria. Ecco, okay, questa, okay. Questo a meno che non sia... No, però non ci risulta. Le altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato... Che stanno dentro, però. Presenti, però dalla ricostruzione che faceva Maggi potrebbe essersi successo qualcosa anche al carcere di... Non lo possiamo escludere, per l'appunto. Noi non lo sappiamo, per questo il rischio di un nuovo caso Cucchi, il rischio di una... cittadino in custodia dello Stato che attraversa diverse strutture dello Stato, in tutte dovrebbe essere non solo sotto custodia e quindi sotto tutela dello Stato, ma anche sotto una tutela medica, perché ovviamente in ognuna di queste strutture c'è, se non altro, H24 il presidio infermieristico, e poi comunque per diverse ore al giorno ci sono i medici. Quindi questa è la... noi non abbiamo, io non ho potuto visionare ovviamente le cartelle né del reparto medico del carcere di Gorizia e né quelle del CPR, però abbiamo di fronte i fatti di questa morte avvenuta con questa tempistica e le testimonianze che a me sembrano comunque di una tale, intanto sono testimonianze numerose, io parlo di almeno 8-9 persone tra quelle della zona verde e della zona rossa, e che sono assolutamente tutte concordi e convergenti. La domanda per Masi era appunto questa: quante persone, quando il georgiano rientra nel CPR e lo mettono nella zona rossa, giusto? Quante persone vedono in che condizioni fisiche si trova? Dai racconti che io ho raccolto, lì c'erano almeno 4-5 persone che mi hanno confermato questa cosa. E però loro mi hanno anche riferito che l'avrebbero visto sia quelli, gli operatori che c'erano in quei giorni, in quel giorno e mezzo, dell'ente gestore e un infermiere o un'infermiera, comunque un personale paramedico. Che è presente H24. Che è presente H24. Da regolamento. Etano De Monte, Dinamo Press. Una per l'avvocato Schiavone. E con quale motivazione, se c'è una nota scritta con cui le è stato comunicato il diniego all'accesso, dato che comunque c'era entrato... No, di certo. Io non ho avvisato, è chiaro, e quindi in un certo senso è chiaro che era... Però la situazione era del tutto particolare, mi sembra, e che ho fatto l'esempio personale, ma non certo perché è interessante la mia storia personale. L'ho detto nel senso che quando viene detto che vanno fatti gli opportuni accertamenti sulla persona che richiede, eccetera,
è abbastanza buffo, visto che gli accertamenti sono già stati fatti nel passato, eccetera. Quindi era evidente che non si voleva un ingresso, insomma, pur essendo, come dire, evidente che poteva essere, da un lato, la mia richiesta anomala perché non seguiva la procedura dell'invio precedente, ma dall'altra anche, come dire, quasi una, mi è sembrato quasi una ripicca. Ma io questo l'ho detto per evidenziare quanto è difficile, persino laddove è abbastanza evidente, poi ho citato anche la funzione che ebbi nel passato, insomma, come dire, l'ho citato per evidenziare quanto è veramente, veramente difficile per entrare in queste strutture in una maniera un po' più normale, insomma, sostanzialmente. Ovviamente su questo punto, siccome io invece intendevo anche, diciamo, in qualche modo avvalermi dell'esperienza e della conoscenza del dottor Schiavone, ho chiamato il prefetto di Gorizia chiedendogli quella mattina la possibilità di farlo entrare con me, e mi è stato risposto di no, perché la procedura è quella di una richiesta che viene inviata con non so quanto tempo di anticipo, e mi è stato anche precisato che in ogni caso in questa situazione sarebbe stato vietato l'ingresso, anche se la domanda fosse stata fatta con anticipo, perché la situazione era particolarmente delicata e quindi solo chi per legge ha quella diciamo qualifica di parlamentare eccetera altro sarebbe potuto entrare. E poi se ci sono dei numeri ufficiali rispetto ai rimpatriati da Gradisca, da quando è riaperto, se sono stati raccolti? No. Oh, ma non li abbiamo presi per questa conferenza stampa, è possibile acquisirli, diciamo, ecco, ma non è che ci interessava esporle i rimpatriati dei giorni precedenti ai fatti, insomma, quindi qua non potete dire qual è il tasso di efficacia, ecco, direi di questo mese, no? Questo no, dice proprio no. Forse di questa fase. Ah, o di questa fase qui, abbiamo saputo di queste tre persone e ovviamente anche gli altri testimoni sono espellenti, ecco, questo è il punto, no? Se poi è facile o non è facile o non sarà mai possibile, certo, perché sappiamo, eccetera, e non possiamo appunto aspettare che sia il caso determinare il fatto di avere o non avere il testimone, no? No, per capire se in qualche maniera è stata velocizzata negli ultimi giorni. Questo è una possibilità, certo. Ma non posso dire, insomma. Giansandro Merli, Il Manifesto. Volevo chiedere, le hanno riferito questi due cittadini egiziani che sarebbero stati espulsi a breve? L'hanno detto, diciamo, come svolgimento dell'ordinaria procedura, o invece hanno diciamo, affermato che era, come dire, una minaccia nei loro confronti, una vendetta? No, loro entrambi, domenica pomeriggio, tra le altre cose che mi hanno raccontato, mi hanno anche detto, e poi mi dovrebbero mandare via. Io ho chiesto loro, ma via dove? Non avevano capito ancora, ma ho detto quando? Dice, questa notte. Stasera o stanotte. Poi ho chiesto informazioni all'antegestore e mi hanno confermato che era prevista un'espulsione di lì a poche ore. Di entrambi questi, che erano uno nella zona verde e uno nella zona rossa, con i quali avevo parlato dei fatti di cui ho riferito poco fa. Quindi è sicuro al 100% che, diciamo, sono stati espulsi prima di essere sentiti dalla procura? Diciamo che sono passate pochissime ore da quando io poi ho riferito questa cosa al magistrato e dalla notizia che io ho dell'espulsione di questi. Questa è una buona domanda anche per altri, insomma, appunto per la procura stessa. Mentre se sono stati ascoltati, sono stati ascoltati all'interno del centro, quindi con le modalità di cui dicevo prima, cioè quindi in una situazione che noi riteniamo non assolutamente non adeguata. Se non ci sono altre domande, vi ringraziamo ancora e chiudiamo qui. Grazie.